Gli Spurs sono in semifinale. Ricordiamo che voi siete una neopromossa che nel girone avevate dichiarato che il vostro obiettivo era la salvezza. Siamo salvati in Serie B. Che siamo stati promossi in Serie B, che siamo salvati in Serie A, siamo arrivati ai playoff. Quindi contro ogni pronostico, proprio al massimo dall'anno prossimo si dire zona 3. Addirittura. Però intanto, per caso, non lo so, ditemi voi, siete in semifinale e ci siete anche voi per vincere lo scudetto. A questo punto possiamo dire che ho intervistato poco fa e Bayer sono disposti a cedervi lo scettro. Ah, qua c'è Renato Leva. Che non assistite all'intervista, però Gaetano Santostefano ha detto quindi va a giocare coi tifosi. Io sono tifoso. Ah. È il mio sogno fare la squadra. Comunque penso che alla fine meritatamente arriva in semifinale sia per il campionato. Io faccio più un due secondi fino a 2-3 giorni alla fine per il primo. Poi gli avversari sono stati bravi e noi abbiamo lasciato la squadra. E anche per la partita che abbiamo fatto oggi, secondo me, di vincere. Anche se però andiamo a analizzare la partita, 2-0 Rose e Morgan. Poi i 10 minuti eravamo molto impacciati, molto, non so se poco concentrati, ma Rose comunque ha iniziato peggio di prima. Sono passato, anzi, l'ho proprio in mancanza, meritatamente, però siamo stati molto bravi a recuperare la partita e secondo me poi alla fine merita. Abbiamo trovato due gol molto pulosi, però secondo me a prescindere da questo la partita l'abbiamo tenuta. Anche con la fortuna si vincono i campionati. Ci siamo fortunati, ma ripeto, nei gol, perché poi effettivamente la partita secondo me la abbiamo meritato di vincere. Merito a loro, complimenti a loro. Il vero segreto è il capo tra Giorgia Martina. Va bene. Quindi, ora vediamo, aspettiamo il risultato di questa partita. Parziale? Il parziale? 1-0 per il Roma. Ma abbiamo visto una faccia di scala abbastanza pulita, quindi sarà ancora aperto. C'è ancora aperto. Voi avete qualche preferenza? No, ne vediamo. Abbiamo visto che io... Spez! Ma no, beh. Com'è andata la partita? Adesso dobbiamo vedere in finale, no? Parlo con gli esperti. Può darsi, può darsi. Può darsi, c'è il coccio in finale. Ecco qui, Santo Stefano Catena che ha detto cederei lo scettro agli Spurs. Sono i decaduti del calibro. L'unica cosa decente sua è un gioco che hanno il cellulare e clamoroso. Fira! Anche le gambe. Ma che niente fa male. Va bene ragazzi, allora godetevi questo successo e ci vediamo sabato. Ok, la partita di sabato. No, non lo prendere a fare, il problema è che poi siete... Perché ora è sabato è a Roma. È a Roma. È a Roma. Però, speriamo di... Soprattutto ha fatto un passaggio, che è una cosa rara. Perché? Lo accusate di essere egoista? No, no, è lui che lo ammette, che è diverso. Va bene ragazzi, ciao, alla prossima, in bocca al lupo, ciao. I Rosenborg escono di scena da questa clausura ai playoff, 3-2 sconfitta contro gli Spurs. Però avevate iniziato bene, ciao, poi ciao Marco, e poi cosa è successo? Ci tengo a precisare che in 12 anni che parlo non ho mai fatto una parata così bella. Ci ho fatto un gol con una parata incredibile, ragazzi. Ma in 12 anni voi siete tristi, ma Mineo, che è successo a Mineo? Mineo è sempre di sé, contento perché aveva giocato la nostra sconfitta alla Snaga. Sera country, ingresso gratuito. No, fate affari in culo. Purtroppo che le mettono domande, ma non volendo fare, volendo fare un'intervista seria. Ci vengo a fare, è l'ultima. Va bene, ok. Allora, e allora, volendo fare un'intervista seria. Oggi parlo io, mica non fare! Se permettete, devo tornare a dire. Attenzione. E allora? Finalmente ragazzi, è arrivato questo momento. Ci dice, finalmente ci dice peccato. Io dico peccato, ma ritorno. Me ne vado per 6 mesi. Me vado in Erasmus, vado in Spagna, saluto tutti e soprattutto ci vengo a ringraziare ogni componente della mia squadra. Il nostro capitano dalla prima stagione
Abbiamo fatto tutto insieme, tutto. Cioè niente, cioè hanno fatto tutto, ma non hanno fatto niente alla fine, va. Abbiamo fatto tutto. Un campionato! Tutto. Gli permetto quella di farsi la mia cugina, sempre. Ma non vivere, ma sempre vado, devo dire tutto. Il piatto di Averna resterà. No, ci tengo veramente a ringraziare il nostro portiere, nonostante abbia avuto un rapporto più che conflittuale dentro il campo. Però detto diciamo in francese mi ha ammazzato come i cani, detto il francesismo, cioè siamo stati secondo me veramente le colonne portanti della squadra dentro lo spogliatoio, perché gli unici che alzavano la voce, se non sbaglio, oltre il nostro capitano dentro e fuori il campo eravamo io e il signor Salafia, nel bene e nel male, quindi, attenzione, quindi sia nei momenti difficili che nelle vittorie eravamo dentro e fuori il campo a fare bugie. Giustamente la mia difesa personale, il signor Buffa, Natate, Bellano, sua sorella, mio fratello e mia sorella, sto dando l'addio, se permetti, non ci vincerà minchia, non ti stai facendo un baby. Ma ecco, viene alla chiccare subito, la madre è mia. Però, giustamente siamo in parte. Le madri non c'entrano, ci tengo a precisare che insomma, sono anche le molto forti e soprattutto Davide e Cristian, con cui credo che siamo stati un trio delle meraviglie in tutti i sensi, e soprattutto tutto lo staff dell'Interschool. Io me ne vado temporaneamente, ma ritorno perché qua mi sento come a casa mia, va bene? È solamente un arrivederci. E venghi a fare l'aperitivo. Ha fatto l'aperitivo, ciao Mieo, alla prossima, spero di vederti presto. Volendo analizzare invece la partita, facciamo un discorso un po' più serio, comincia lui. No, io vorrei dire una cosa, onestamente, non è la partita, ma che cosa ce ne fa? Oh, è giusto parlarne perché... No, hanno vinto! Siete liberi di dire quello che vuole. Hanno vinto, hanno meritato e ci dispiace per aver finito, diciamo, così. Diciamo che è stato un po' lo specchio della nostra stagione, va, con alti e bassi. In vari momenti durante le partite, in vari momenti durante l'intero campionato. Purtroppo quest'anno è iniziato male, è iniziato molto male per noi. Ci siamo ripresi e poi siamo calati un pochettino di nuovo. Nel finale avete fatto vedere qualche miglioramento, però... Sì, però guarda, finire poi il campionato con due difensori di ruolo che devono farsi tutta la partita con questo calcio. Mica, cazziatura, il calcio può fare? No, ma è la verità, è... Purtroppo in certi momenti, poi voglio dire, erano dei quarti di finale, quella quarti di finale, no? Giusto? Non mi, no, playoff, sì. Playoff, esattamente, quarti di finale, playoff. Non possiamo giocare solo con due difensori titolari che si devono alternare a staffetta e poi adattare un attaccante, perché sappiamo benissimo che Davide per quanto può prestare un attaccante, Andrea per quanto può giocare in tutto il campo un attaccante, Cristian non ne parliamo nella maniera più assoluta. Purtroppo ci mancavano questi uomini che sembrano superflui perché dice arriviamo a 7x6, 7 persone in campo, quindi cambiamo. Ma il fatto di coprire un ruolo in un determinato modo, che è poi il migliore possibile per il nostro gioco, è fondamentale. Comunque noi ci abbiamo provato, penso di avere dato il massimo come tutti i componenti della mia squadra, purtroppo rimane il rammarico è così nel calcio di aver chiuso la stagione così, ma non ci fosse stata un'altra di stagione avrebbe avuto un sapore diverso. Noi volevamo dare un saluto, diciamo, e volevamo chiudere, diciamo, questa parentesi con il Rosenborg, che molto probabilmente si chiuderà nel miglior modo possibile. Purtroppo non è stato così. Comunque, sì, vabbè, tra di noi passerà il rapporto. È la sigaretta di Flavio. Però non vedremo, per me. Vedremo il futuro di Rosenborg. Stiamo iniziando tutto. Il futuro di Rosenborg, diciamo, è un po' incerto, però ancora da decidere. È ancora da decidere. Ma sì, non c'è comunque, niente di sicuro. Sicuramente ci rivedrete che calcare i campi del torneo Interschool. Certo, ormai siamo affezionati, quindi... O insieme o divisi, questo è quello che ho capito. Allora è un discorso un po' particolare che preferiamo affrontare... In linea di massima è quello che hai detto tu, o tutti insieme o ognuno per la sua strada. Diciamo che è un po' in linea di massima è questo, no, però ci sono varie sfumature. C'è da vedere un po' alcuni punti, alcune situazioni, prendere alcune decisioni non facili e non si sente dolorose. Volevo ringraziare tutti che i ragazzi della mia squadra che questi anni, in queste stagioni mi hanno dato tante soddisfazioni. Ho iniziato questo Torrente School con una... solo che c'era con me solo Davide Leonardi e poi tanta altra gente. Ho voluto costruire fortemente una squadra vincente, siamo passati dalla promozione in B a quella in A. Infatti ci siamo riusciti. Ai playoff, il secondo anno di A, nella vittoria del campionato.
i playoff è ora, abbiamo penso completato un ciclo positivo che mi ha reso orgoglioso di questi ragazzi, di questo ambiente e dell'affetto della famiglia che si è venuto a creare, perché oltre a una squadra, oltre a una voglia incredibile di vittorie e di vincere che abbiamo avuto, sicuramente la nostra famiglia Rosa, la mia famiglia che si è venuta a creare, mi rimarrà sempre nel cuore. Un saluto a tutti, nessuno escluso, quelli passati, quelli attuali e tutti quelli che hanno fatto parte di questa grande famiglia. Va bene, io allora non voglio aggiungere altro, vi lascio con questa... in questo messaggio finale di Dario, allora speriamo che comunque sia un arrivederci, non un addio. Sicuramente, sì, sicuramente, non ci sarà un addio. Vabbè ragazzi, alla prossima, ciao. Ciao.